una pizza lasagna. In realtà non è una cosa così innovativa, perché già tanti cercano di riproporre gli ingredienti della lasagna sulla pizza. Noi però faremo qualcosa in più: trasformeremo la pizza in una lasagna. Devo ammettere che l'idea non è mia, mi sto ispirando ad un grande maestro, ovvero Stefano Callegari. Spero di non fare brutta figura. Iniziamo dall'impasto. La ricetta dell'impasto è semplicissima: prendiamo un chilo di farina 000 con un W di almeno 2,60, poi 650 g di acqua, 3 grammi e mezzo di lievito fresco di birra ed infine 20 g di sale. Inseriamo tutto in una ciotola e diamo una mischiata grossolana. Dopodiché riponiamo l'impasto in frigo per almeno 40 minuti, trascorsi i quali andremo a rinforzare l'impasto con delle pieghe, per poi completare la maturazione sempre all'interno del frigorifero per altre 24 ore. Dopo 24 ore prendiamo l'impasto dal frigo, facciamo dei panetti del peso di 260 g e lasciamoli lievitare a temperatura ambiente per 5 ore. Molto bene, l'impasto sta crescendo, non resta che preparare gli ingredienti per la lasagna. Anzitutto tocca fare la besciamella, quindi prendiamo 500 g di latte, 50 g di burro e 50 g di farina. Lasciamo sciogliere il burro in un pentolino caldo e non appena si è sciolto andiamo a mettere i 50 g di farina. Vi troverete con un composto tipo questo, sì lo so, non è molto bello da vedere, ed è a quel punto che capite che potete mettere la prima metà del latte, quindi 250 g. Iniziate a girare fino a che non otterrete una bella cremina, ed è a quel punto che potete versare gli altri 250 g di latte. E via di nuovo a girare fino a quando non si addensa. Non ci resta che insaporire la nostra besciamella, quindi mettiamo un poco di formaggio, anche un bel po' se volete, un pizzico di sale e una bella grattata di noce moscata. Magari se ce la fate, fatela entrare nel pentolino, non come me che la sto facendo uscire fuori. E per finire, se vi piace, anche una manciata di pepe. A me piace e ce lo metto. Ed ecco qui la consistenza finale: deve essere abbastanza setosa ma non troppo densa, perché successivamente la faremo raffreddare all'interno del frigorifero, dove si rapprenderà. Dopo la besciamella tocca fare il ragù. Servono anzitutto cipolla, carote e sedano. Tagliamo la cipolla a pezzettini e li mettiamo da parte. Dopo aver pianto con la cipolla, peliamo le carote e facciamo la stessa cosa. Alla fine ci affettiamo il sedano e la base del ragù è bella che pronta. Mettiamo una padella a riscaldare con un goccio d'olio e lasciamo soffriggere anzitutto le carote. Non appena si saranno ammorbidite possiamo mettere le cipolle e il sedano. Dopo qualche minuto le verdure saranno brunite e possiamo aggiungere la nostra carne macinata. Quando la base del ragù avrà questo colore, allora siamo pronti per mettere la passata di pomodoro. Non resta che far cuocere tutto a fuoco basso fino a che il ragù non acquisirà questa consistenza. È arrivato il momento di creare la nostra pizza lasagna. Guardate che meraviglioso ragù che abbiamo qui. Io direi che quindi è il momento di stendere la prima delle tante pizze che andremo a fare. Questo è il nostro impasto. Guardate qui quanto è bellino. Lo andiamo adesso a ricoprire con della farina. Cioè, sono quasi emozionato. Pizza e lasagna, bella accoppiata. Due cibi iper goduriosi. Questo qui è il nostro primo panetto. Procediamo con la stesura. Un poco di farina sopra e iniziamo a stenderlo. Come vedete, in questo caso non sto lasciando proprio il cornicione alla pizza, perché l'idea è quella proprio di ricreare una sorta di sfoglia come quella della lasagna, però fatta con la pasta di pizza. Madonna che porcata. Vai di schiaffo! Allora, questa è la nostra prima base di pizza, adesso la andiamo a farcire con il nostro ragù. Mettiamo un pochino di ragù sparso su tutta la base della pizza. Ma questo veramente lo mangerei pure così. Lo andiamo a stendere così, vedete, con le mani direttamente. Abbiamo messo nella sac à poche la nostra besciamella che abbiamo preparato in precedenza e la andiamo a spalmare così, vedete, lungo tutta la pizza. Eccola qua. Ma che meraviglia. E per completare un poco di fior di latte. Un giro d'olio e siamo pronti per cuocere la pizza. Ma visto che sono tante pizze da fare, mi farò aiutare dal buon Antonio per la cottura. Antonio! Il primo strato della nostra lasagna è già in forno. La temperatura al centro della pietra è di 450 gradi e adesso aspettiamo che Antonio vada a terminare la cottura. Ed eccolo qua, il nostro primo strato di pizza lasagna. Io intanto mi sto già preparando il secondo. Vicino dobbiamo aspettare di preparare l'altro, non gli posso dare un mozzico a questo? No, non puoi. Ma guardala, ma come faccio? Guardala quanta roba ci sta. Secondo strato. Strato numero 3. Numero 3. Vai.
Micia, ma per forza non me la posso mangiare così? No. La nostra lasagna prende forma, intanto Antonio si destreggia con la cottura all'interno del forno. Il fatto che le pizze sono infilate così gli consente anche di mantenersi calde mentre completiamo la cottura delle altre. Vai, vai, mantienimi in caldo pure questa, vai! Ed ecco il quarto strato di pizza lasagna, signori. Prende sempre più forma, guardate qui che bella, che bella! Vai! Quanti strati siamo? 1, 2, 3, 4, 5, vai col sesto. Questa qual è? 6, fai paura! 6! Chiudiamo con un pochino di parmigiano sopra per fare quella crosticina croccante che richiama anche la lasagna, vai! Che porcata che siamo fatti! Siamo all'ultimo strato della nostra pizza lasagna, il momento finale, pensavo che non sarebbe arrivato più. Ci siamo, andiamo a vedere la cottura. Eccolo lì, signori, è l'ultimo strato, è la pizza più bella. Eccola qui, signori, ultimo strato della nostra pizza lasagna. Che meraviglia, stiamo per mangiarla! Ma quanta roba è! Quanta roba è! Ok, vediamo che cosa salta fuori da questa pizza. Prova del taglio. Guarda quanta roba c'è qua dentro. Oh mio Dio. Quanta roba c'è qua dentro. Sembra veramente la lasagna, insomma. Pure il profumo che c'è, lo senti? Ma guarda quanto drippa. Madonna mia. Allora, fosse per me la addenterei proprio così, come se fosse un panino, però è troppo piena, quindi è impossibile. La mangio proprio come se fosse una lasagna, quindi forchetta e coltello. Eccola qua. Ma no. Se tu non lo sapessi, potresti tranquillamente dire che è veramente una lasagna. Guardate qui. Sono l'uomo più felice del mondo. Ho unito lasagna e pizza. Posso morire ora. E adesso è il turno di Antonio. Ma guarda qui. È la roba più porca che io mi sono mai mangiato su questo pianeta. Ebbene, con questa meraviglia noi vi salutiamo. Qualcuno di voi avrà il coraggio di replicarla? Non lo so. Ciao a tutti. Vi vogliamo bene. Questo sto ancora sporco.